Ok, ci vestiamo. Cioè la bicicletta è carica veramente, però la scarico adesso, cioè, butto via un po' di roba, non è possibile, si è caricata ancora di più di quello che era prima, adesso si scarica. Cioè non ci crederete, perché non ci crederete, ma belle, ve lo ricordate Belle Sebastian? Sono appena partito e ho già incontrato Belle. Incontrerò Sebastian adesso. E devo passare proprio lì. Però lo vedo dolce, tranquillo. Sto salendo, sono a quota 700, no, devo arrivare a 770 metri di altitudine, sarò a 500, 600, non lo so. Comunque manca un botto. Devo dire che fare tutta questa salita un po' sto spingendo anche la bicicletta, perché cioè è impossibile. Adesso mi fermo, la prima tappa faccio da mangiare, perché uno, ho fame, due, sono in questo momento la 1:30, quindi ho proprio fame, e poi scarico la bicicletta, non c'è niente da fare. E abbandono un po' di bagagli, li regalo a qualcuno, perché sennò è impraticabile. Cioè devi avere un mezzo super leggero, così come è non si può. Avevo il casco, sono partito col casco, l'ho tolto, avevo i guanti, li ho tolti, comincio a scivolarvi alle cose. Adesso siamo mezzo pirata e via. Il casco lo teniamo per le discese, che è meglio. Per le salite è meglio. Mamma mia, che caldo. Comunque niente, signori, signori, siamo poi oltretutto con queste pendenze, cioè, oh, un'ora e due ore, cos'è? Boh. Però insomma, la paura, cioè. E trovo in giro ogni tanto qualche casetta così, bella, molto bella. Questo è il simbolo di riconoscimento, in questo momento
quello del rifugio, e niente, si prosegue. Prima c'era un cane bello che mi ha seguito, mi faceva strada, poi mi sono fermato troppo spesso e si sarà staccato. Comunque, we're jumping. What you want?